c'è anche vento, quindi siamo belli freschi. È una bella giornata per andare al mare, però non è quello che intendiamo in Italia. Non c'è la temperatura adatta neanche a pensare di mettere un dito in acqua. Sono sulla costa sud dell'Inghilterra, esattamente a Eastbourne, in un posto che è chiamato Beachy Heads, che è famoso, o meglio famigerato, perché essendo la scogliera più alta dell'Inghilterra è uno dei posti preferiti per i suicidi. Posto romantico, dove mettono fine ai loro giorni molti. Molti, insomma, ogni tanto si sente che qualcuno si butta di qua dalla scogliera. Il percorso che ci ha portati qua a Beachy Heads, da Eastbourne con il bus, si è snodato tra dei paesaggi veramente incantevoli, con questi prati a perdita d'occhio, e poi improvvisamente si apre il mare con tutti questi colori bellissimi. Mi avvicino un po' perché poi farò una passeggiata un po' più giù, perché raggiungeremo la spiaggia da quassù, e quindi poi farò un'altra ripresa. Però per il momento guardate tutti i colori del mare. Non so se riuscite a cogliere proprio tutte le sfumature del mare, che sono meravigliose. E giù in fondo ci sono. I'm not jumping. No, no, I don't want to jump. It's not the purpose of the trip. It's in Eastbourne, it's in the south of England. And all around, there are people enjoying the sunshine and joking for jumping down. I'm gonna get down because the way to the beach is gentle, and anyway is affordable. I couldn't think to do the opposite. I am reaching one of the edge of the cliff, just to show the slopes. Here we are. It's beautiful, isn't it? It's absolutely beautiful. Thanks to the beautiful day as well. I'm out of voice, as you can hear. Well, after that, we are going to Seven Sisters as well. At the end of the day, we will be in Brighton to end our journey, our trip from London, and we came back to the main city. So, on the way back, I will broadcast again. Don't go away and wait for my next broadcasting. Bye bye.